mettiamo seduti proprio? Come volete. Come volete, noi abbiamo allestito il tavolo per... Però possiamo stare anche in piedi. Va bene, va bene. Sì, come volete, non so... Per te è un problema? Cosa? Se ti ascolti. Per me possiamo fare, cioè, senza fare la conferenza stampa direttamente... Come volete. Sì. Allora fammi fare prima a me. Vai tranquilla. Allora parliamo con la signora, sì. Che poi ascolto, sì. Io. Rosy Savino, responsabile. Allora dimmi per i titoli, nome e cognome e il tuo ruolo. Sì. Rosy Savino, responsabile Lab Taranto. Ok, in un minuto parlami del Lab Taranto e di questa iniziativa. Allora, da sabato 28 maggio parte il progetto Quattro Zampe che cambiano la vita. È un progetto LAV in collaborazione col Ministero della Salute per sostenere e contribuire a una buona relazione tra cani e gatti e gli esseri umani. Insomma, perché quando abbiamo degli animali in casa è importante capire di cosa hanno bisogno, capire i loro bisogni e ovviamente tutelarli anche a livello di diritti. Allora, partiremo con queste giornate in piazza in quattro regioni italiane, Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, e dove faremo informazione ai cittadini residenti che hanno un cane e un gatto, e ci sarà la possibilità di inoculare il microchip gratuitamente. Per la provincia di Taranto abbiamo coinvolto l'Unione dei Comuni Montedoro, l'Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, quindi sabato 28 maggio saremo per l'Unione dei Comuni Montedoro a San Giorgio Ionico, a Faggiano dalle 10 alle 13, a San Giorgio Ionico il pomeriggio dalle 17 alle 20, mentre la domenica 29 maggio saremo per l'Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole a Maruggio dalle 10 alle 13, a Pulsano dalle 17 alle 20. E quindi il sabato potranno usufruire di questa iniziativa i residenti dei comuni di Carosino, Faggiano, Montegliasi, Montemesola, Monteparano, Rocca Forzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe e Sava, mentre la domenica i cittadini di Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano e Torricella. È importante che siano maggiorenni e i cittadini devono venire con la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Ok, per me va benissimo, grazie. Allora, sindaci. Sì, uno alla volta, dai. Sta facendo la diretta? Ah, ok. Allora, praticamente come dicevo daremo il via da sabato 28 maggio a questo progetto LAV, Quattro Zampe che cambiano la vita, in collaborazione col Ministero della Salute nelle quattro regioni a più alto tasso di randagismo, Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia. Questo perché il progetto si propone di sensibilizzare e informare attraverso dei tavoli informativi nelle piazze di tante città i cittadini per una migliore convivenza con i propri animali. Quindi verrà distribuita durante quei giorni anche questa guida Quattro Zampe che cambiano la vita, dove comunque ci sono un po' di consigli per migliorare la nostra convivenza con i cani e con i gatti, affinché comunque ci sia maggiore informazione anche e comprensione dei loro bisogni. E in più in quelle giornate sarà possibile inoculare gratuitamente il microchip, che ricordiamolo è un obbligo di legge, e per la Puglia anche per i gatti, affinché ci sia l'iscrizione all'anagrafe canina e felina regionale. Quindi i cittadini, noi abbiamo scelto di collaborare con l'Unione dei Comuni Montedoro e con l'Unione Terre del Mare e del Sole per dare la possibilità a più cittadini di usufruire di questa iniziativa, e quindi saremo sabato 28 maggio dalle 10 alle 13 a Faggiano in piazza Aldo Moro, proprio qui, dalle 17 alle 20 a San Giorgio Ionico in via Salvo d'Acquisto, e potranno venire a microcippare i cittadini di Carosino, Faggiano, Montegliasi, Montemesola, Monteparano, Rocca Forzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe e Sava.
La domenica 29 maggio saremo invece per l'Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole la mattina dalle 10 alle 13 a Maruggio nel chiostro del municipio e il pomeriggio dalle 17 alle 20 a Pulsano in piazza Limongelli. E potranno venire i cittadini di Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano e Torricella. Mi raccomando, bisogna venire con una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale e ovviamente bisogna essere maggiorenni. Noi ovviamente siamo molto contenti di collaborare con questi comuni, con il presidente Fischietti, con il presidente Cardea, perché comunque ci hanno dato ampia disponibilità e speriamo sia l'inizio comunque di una collaborazione più intensa per migliorare la convivenza tra i cittadini e gli animali. Grazie. Perché offrono a titolo gratuito la microcippatura per i cani nella giornata del 29 per quanto riguarda l'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole, la mattina a Maruggio, mentre il pomeriggio a Pulsano. Per cui invitiamo naturalmente tutti coloro che non abbiano ancora provveduto come prescritto dalla normativa alla microcippatura ad attivarsi, perché è un atto di responsabilità, di civiltà e anche di amore verso i nostri amici. Buongiorno a tutti gli amici di Teletrio. Siamo qui oggi in Piazza Aldo Moro per presentare ufficialmente il progetto Quattro Zampe che ti cambiano la vita, promosso dall'associazione Lab Taranto. Quando la responsabile Rosy Savino ci ha proposto questo progetto che prevede la microcippatura gratuita di cani e gatti, abbiamo da subito sposato il progetto, grazie anche all'appoggio del nostro sindaco Antonio Cardea e a tutti gli altri sindaci, dato che abbiamo deciso di estendere anche questo progetto all'Unione dei Comuni Montedoro, di cui il nostro sindaco è presidente. Ci auguriamo che attraverso questa ulteriore iniziativa che proponiamo in piazza si diffonda sempre più la cultura del possesso responsabile, che è quello che ci siamo un po' ripromessi di ottenere e di divulgare durante questo mandato con tutte queste iniziative. Quindi io esorto tutti i cittadini a recarsi qui in Piazza Aldo Moro sabato 28, la prima tappa sarà proprio qui con cui inaugureremo questo progetto per microcippare cani e gatti e poi vi aspetteremo anche insomma nelle altre piazze previste dal progetto per portare avanti questa iniziativa. Grazie. Grazie Maria. Non so se lui vuole fare la diretta, magari ne approfittiamo. Io sono già in diretta. Ah, ok, perfetto. Ah, perfetto. Vieni, vieni. Buongiorno, Rosy Savino, Pasqua, posso parlare? Sì, sì, certo. Quindi siamo qui oggi nella piazza di Faggiano con il presidente dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole, l'amico Giuseppe Fischietti, in rappresentanza, come dicevo prima, dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole. Io rappresento l'Unione dei Comuni Montedoro e al mio fianco anche il sindaco di Montemesola che fa parte della nostra Unione. Abbiamo da subito sposato il progetto dell'associazione LAV dalla parte degli animali perché riteniamo indispensabile ed utile, mai come adesso, che noi amministratori dobbiamo dedicare tanto tempo anche ai nostri amici a quattro zampe che oramai sono diventati parte integrante della famiglia. Però dobbiamo far sì che sia le famiglie, sia le amministrazioni, sia i cittadini debbano nel miglior modo possibile utilizzare, diciamo, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, l'amico a quattro zampe. Quindi riteniamo indispensabile che siano tutti quanti microcippati, sia i cani, gratuitamente in questo caso lo faremo, sia per quanto riguarda i gatti che verranno fatti su prenotazione. Perché dico questo? Perché è importante, importantissimo quando si perde un cane, quando lo troviamo in mezzo alla strada, sapere chi è il proprietario. Altrimenti va a finire in un canile dove voglio dire, il cane sicuramente non sta nel modo migliore, ma con un aggravio di spesa per quanto riguarda il comune. Quindi ringrazio innanzitutto l'associazione LAV per questo bel progetto e sin da ora invito a voler continuare in altri comuni delle nostre unioni perché, ripeto, come dicevo prima, è indispensabile fare questo tipo di discorso con i cani. Naturalmente l'invito soprattutto alla cittadinanza, ai cittadini che amano gli animali,
a dargli un nome e cognome, perché è importante per l'intera comunità sapere che ci sono dei proprietari ed è ad avere un nome e cognome a questo campo. Quindi veramente l'invito che rivolgo è di venire a Faggiano sabato dalle 10 alle 12 per la microcippatura dei cani, dalle 17 alle 20 a San Giorgio Ionio. Passo adesso la parola al collega Giuseppe Fischetti che vi parlerà dell'Unione delle Terre del Mare del Sole. Grazie Antonio, grazie a tutti per aver organizzato questo evento. Il fatto che 16 comuni della provincia di Taranto, quindi un numero cospicuo, abbiano la possibilità di procedere alla microcippatura di cani ma anche di gatti a titolo gratuito, penso che sia una iniziativa assolutamente lodevole e meritevole. È un passo in avanti nella lotta, nel contrasto al randagismo, come già anticipato dal collega Antonio Cardea, è un fenomeno che noi nei nostri comuni dobbiamo quotidianamente affrontare con impiego notevole di risorse umane ma anche economiche, e colgo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni che invece ci aiutano nel contrasto appunto al fenomeno dell'abbandono e del randagismo. Sono tante nei vari comuni della provincia di Taranto che ci danno appunto una grande mano, e probabilmente senza di loro i nostri comuni non riuscirebbero ad affrontare una problematica così seria, per cui invito tutti ad approfittare di questa occasione, che è un atto di generosità, di amore verso i nostri amici a quattro zampe. Naturalmente io anche voglio ringraziare le nostre volontarie del paese che veramente danno una grossissima mano al nostro assessorato al randagismo. Ringrazio Maria Airò e Mattia Patrono per il grande lavoro che svolgono durante l'anno, ma grazie soprattutto a queste volontarie che curano i randaggi che stanno nel paese. Poi al mio fianco il sindaco di Montemesola, che saluto, anche lui vuole dire qualcosa per quanto riguarda il randagismo. Grazie per l'invito, come dicevo appunto il nostro presidente dell'Unione Montedoro, il tema del randagismo coinvolge un po' e ci vede partecipi a iniziative, diciamo, che vanno a tutelare anche un po' questi animali che comunque vengono abbandonati, e il fenomeno dell'abbandono è un fenomeno che purtroppo va visto anche sotto il profilo, diciamo così, della prevenzione. E quello che noi cerchiamo adesso in tutti i modi di salvaguardare anche la salute, diciamo, di questi animali che comunque spesso vengono anche travolti magari da auto o da incidenti che poi non si risolvono, diciamo, in una maniera diciamo tragica. E avere cura o prendersi cura di un randaggio, in alcuni comuni come per esempio del nostro sono previste anche delle riduzioni, per esempio su alcuni tributi come la Tari, no? Ci sono anche delle agevolazioni. E poi comunque non dimentichiamoci che a volte ci sono anche abbandoni su strade limitrofe tra i vari comuni, e che non si riscontra la possibilità di poter tutelare facilmente questi animali. Ora, l'invito ovviamente, come si diceva, è quello di prendersi anche cura, e con questa iniziativa della giornata di microcippatura gratuita sicuramente si dà anche un servizio in più a tutti coloro che prendono un animale, prendono un cane, ma anche un gatto, come appunto viene riportato dall'associazione, per poi tutelare maggiormente sia gli animali stessi che anche i cittadini che diciamo prendono cura degli stessi. Quindi lodevole iniziativa, complimenti. Grazie, grazie. Io torno comunque a ribadire
come già hanno fatto tutti i presenti, l'importanza di questa iniziativa, ma l'importanza di avere più attenzione nei confronti degli animali, perché mettere il microchip, oltre ad essere un obbligo di legge, è un'attenzione ed è un atto d'amore nei confronti del cane o del gatto, perché in caso di smarrimento è subito rintracciabile. Quindi io torno ad elencare le date, gli orari e i comuni. Allora, ricordiamo che sabato 28 maggio partirà questo tour in Puglia e su Taranto ci vede presente. Per l'Unione dei Comuni Montedoro, la mattina dalle 10 alle 13 a Faggiano qui in Piazza Aldomoro, il pomeriggio dalle 17 alle 20 a San Giorgio Ionico in via Salvo d'Acquisto, e potranno venire i residenti dei comuni di Carosino, Faggiano, Monte Iasi, Monte Mesola, Monte Parano, Rocca Forzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe e Sava. La domenica invece sarà dedicata all'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole e saremo dalle 10 alle 13 a Maruggio nel chiostro del municipio in via Vittorio Emanuele III e dalle 17 alle 20 a Pulsano in piazza Limongelli in via Roma, e potranno microchippare i cittadini di Avetrana, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Pulsano e Torricella. Mi raccomando, bisogna essere maggiorenni, bisogna venire con la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Questo per i cani. Per i gatti, per ovvi motivi, non sarà possibile farlo nelle piazze insieme ai cani e quindi verrà fatto in una data successiva, e quindi i cittadini dovranno prenotare al 392-874-0095 e verranno date poi tutte le informazioni necessarie. Quindi ci auguriamo che questa sia solo l'inizio, sia solo una prima tappa di altri progetti dedicati al contrasto, al randagismo, all'abbandono e anche alla promozione delle adozioni nei canili, perché questo è un altro tema a noi molto caro, quindi cercheremo un modo di per far adottare i cani che sono attualmente nei canili. E quindi speriamo di poter continuare a collaborare con i comuni della provincia di Taranto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Teletrio, grazie per questa opportunità, grazie a Pasquale Ficocelli.